Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Non si nasce, si diventa. Anche oggi è una bellissima giornata dal nostro punto di vista con l'hashtag Io resto a casa e quindi, come dire, è oramai una cosa che ci sta allineando un pochino tutti quanti, una problematica che però in qualche modo, grazie alla tecnologia, si supera e ci sentiamo meno lontane e più vicine. Il nostro programma Non si nasce, si diventa continua ad andare avanti con nuove proposte e soprattutto nuovissime ospiti che hanno da raccontare delle storie meravigliose. Oggi siamo in collegamento dalla Sardegna, da Serravanna. Ecco a voi Ilenia Sara. Ciao Ilenia! Salve, ciao a tutti. Ecco, Ilenia Sara poi ci racconterà la sua storia, ma in diretta telefonica ci saluta anche la nostra Monia Cappiello. Benissimo, adesso Ilenia, che noi siamo così in collegamento da Rimini, da Sant'Arcangelo, è con te, Sardegna. In quale zona della Sardegna ti trovi? Qual è la tua professione? Parlaci un po' di te. Allora, io abito quindi a Serravanna ed è nella provincia del sud Sardegna, quindi 30 km da Cagliari, per intenderci, in pieno Campidano. In pieno Campidano, bellissimo. Com'è il clima da quelle parti? È bello? Splendido. Ecco, Fa bellissimo. parte che è quasi un contrasto questo tempo meraviglioso con il tempo poiché invece stiamo un po' vivendo tutti. Certo, senti, allora tu sei una sarta. Sì. Raccontaci un attimino dove nasce questa passione, soprattutto facendo un passo indietro nella tua carriera di studio e di lavoro. Allora, nasce probabilmente da sempre, però è un qualcosa che si è sviluppato intorno ai 14 anni quando mi hanno dato in eredità una Singer, le vecchie Singer con il pedale, Che da mia bello! bisnonna che era una sarta, quindi è partito in modo molto casuale. Ok, quindi hai un po' dell'arte della nonna nelle vene, però, quindi c'è già, sei un po' una figlia d'arte. Ok. Quindi, sai, provi a sperimentare, a cambiare l'esigenza di trasformare un po' i vestiti già che avevo per renderli un po' diversi. Ho sempre avuto l'esigenza di creare qualcosa di diverso, quindi di applicare più che altro. Non facevo degli abiti ovviamente, li trasformavo. E quindi è partito da lì. Al liceo avevo proprio questa voglia di inventare degli abiti. Era una manifestazione di me, insomma. Molto bella. E poi cosa è successo? Hai iniziato a lavorare da giovane come sarta oppure hai preso un altro percorso di studi? No, ho preso un altro percorso di studi, mi sono maturata al classico, ho conseguito il triennio di biologia lasciandolo, ahimè, a pochi esami dalla laurea, però nel frattempo cucivo, lavoravo e cucivo sempre, quindi è un qualcosa che portavo avanti come un hobby, se vogliamo, però poi ho deciso di farlo come professione, perché era quello che effettivamente mi rendeva felice. Quando ti chiedi cosa mi rende felice durante il giorno? La risposta era palesemente la sartoria, quindi mi sono affidata poi a un professionista che mi ha istruito e mi ha fatto diventare sarta, non un hobbista che si diletta nel cucito, ma una professionista. Questo è bellissimo. Monia, senti una cosa, anche tu sai cucire, vero? Sì, anche io so cucire e sorrido perché un po' ho una storia simile, nel senso che da ragazzina, forse sì, forse la stessa età di Lenia, mia madre cambiò la sua macchina da cucire, quella più vecchia, col pedale, me la lasciò quasi a giocare, ok? E ho cominciato a attaccare, staccare, modificare, quindi c'è qualcosa di simile e mi fa sorridere perché mi hai fatto venire in mente anche questo aspetto dell'infanzia, davvero, della giovinezza. E ancora oggi io mi diletto perché costruisco, insomma, o produco gli abiti teatrali così. E quindi è veramente bello, è un'arte a 360 gradi, perché è veramente un'arte cucire ed è bellissimo.
benissimo, brava Elenia. Invece a me, Elena, mi viene da ridere, ti racconto questo aneddoto invece della mia vita, perché contrariamente a voi che avete sperimentato fin da ragazzine, da piccoline, l'arte del taglio, del cucito, eccetera, a me piaceva disegnare, quindi mi creavo quei prototipi con la carta dove praticamente si attaccavano alla sagoma del cartoncino, no? Non so se tu quel gioco l'hai mai fatto, Elenia. Ecco, allora io vedi un po' secondo me insito in tutte le ragazzine l'idea del look, dell'abito, del colore, cioè è una cosa che io non ho mai in realtà sviluppato quest'arte se non da adulta, nel senso, ma veramente perché a un certo punto della mia vita ho detto, ma vuoi che sia che non riesco ad usare la macchina da cucire, l'ho comprata? Effettivamente mi risulta molto naturale fare anche questo, però anche io, un po' come te, devo dire che nel sangue ho una nonna sarta, quindi è vero, io non ho mai però approfondito come fai tu. Ma la cosa più curiosa, cari spettatori, del cammino di Ilenia è questa fusione che poi ritorna nella vita con il tuo studio Elenia di biologa, quindi il contatto con la natura, con quello che è la tua arte. Ci vuoi raccontare un attimino questa cosa che secondo me determina anche una forte originalità in quello che fai? Beh sì, intanto cresciuta in un paese ovviamente circondato dai campi, era abbastanza scontato ritrovarti lungo il fiume, lungo i campi di grano, quindi se hai quella sensibilità di guardarti intorno, di fermarti senza parlare, senza neanche pensare forse, ma semplicemente ascoltando quello che hai intorno, quindi la natura, poi in un qualche modo ti entra dentro e ti resta e te la porti tutto il giorno. Te la porti appresso durante tutta la vita, quindi influenza in modo naturale quello che è il tuo percorso. E nel mio caso ha influenzato il lavoro di sarta, ed è diventato in un momento un po' difficile della mia vita, dove non avevo lavoro, quindi dovevo in qualche modo reinventarmi. È stato fondamentale perché mi ha fatto capire che la sensibilità, la mia diversità, cioè l'amore verso i fiori, nel mio specifico l'amore per i fiori, poteva diventare un qualcosa che, differenziandomi dagli altri, mi avrebbe potuto dare un'opportunità, perché se avessi proseguito nel fare solo i classici abiti, probabilmente avrei avuto sempre troppa concorrenza, quindi nell'essere così piccola come realtà probabilmente non avrei trovato il mio posto nel mondo, quindi non avrei attratto probabilmente determinate persone che invece mi cercano proprio perché amano la natura e perché la riscoprono, perché a me piace realizzare i fiori nei dettagli, quindi chi guarda un fiore in seta fatto da me in qualche modo riesce a riscoprire anche il fiore vero, perché sono molto attenta, prendo proprio i dettagli. Sai, Ilenia, io vedo che tu muovi una mano e nella mano hai qualcosa, hai un fiore fatto da te. Avvicinalo alla camera in maniera tale che riusciamo a vederlo il più possibile. È meraviglioso, è Questo è bellissimo. un giglio di mare. Un giglio di mare. Allora, Sì. Monia, tu purtroppo non puoi vedere questa meraviglia, la vedrai una volta che avrò montato la puntata, no? Avvicinalo ancora alla camera, per favore, Ilenia. Perché io trovo che sia, a parte l'originalità, meraviglioso. Lei crea quindi dei prototipi ispirati ai fiori che poi da indossare. Quindi sono anelli, borse, i fiori dove li applichi? Intanto come lo crei e dove li applichi? Partiamo da questa domanda. Allora, intanto ci tengo a specificare che non taglio mai i fiori, quindi non vado nei campi e strappo via i fiori per buttarmeli in casa, per intenderci. Mi piace fotografarli e disegnarli. Bellissimo. Dobbiamo rispettare, non dobbiamo rapire la bellezza, dobbiamo contemplarla. E anche perché se non ce l'hai di fronte, poi comunque riesci a dare quel senso artistico che è la tua interpretazione, non solo un'immagine perfetta di quello che è la realtà. Quindi è una sorta di trasposizione di quello che c'è dentro di me rispetto al fiore. Quindi cosa faccio? Lo realizzo, faccio una sorta di carta modello, come si fa con i vestiti.
con le misure appendibili, quindi reali, e poi lo realizzo con la setta e lo dipingo a mano. Bellissimo, quindi sono tutti di seta i tuoi fiori. Setta riciclata, ci tengo a specificarlo, sono gli avanzi degli abiti da sposa, Che quindi è meraviglia. qualcosa anche da legare alla sostenibilità ambientale, quindi per non insomma, influenzare troppo la Complimenti. terra. Questo che stai dicendo è meraviglioso. Monia, vuoi commentare? Allora, intanto che mi raccontavate queste cose, sono andata a vedere il Giglio di Mare e quindi ho visto com'è, a questo punto non vedo l'ora di ritrovarlo nella creazione di Ilenia, guarda, perché naturalmente io mi sto informando, eh. E poi questa cosa di riciclare i materiali è bellissimo, nobile. Ed è la cosa veramente che è più semplice, perché tornando appunto ai ricordi da ragazzina, io rubavo gli scampoli, gli straccetti, i ritagli da mia mamma che cuciva delle cose un po' più importanti. E quindi è veramente la cosa più semplice, più pulita e bella. È nobile, ripeto, nobile per la missione, che non si va a sprecare inutilmente. Quindi brava, brava, brava. E poi soprattutto devo dire che un'altra delle cose che mi colpisce è la frase che hai detto, la natura va contemplata. Mai come in questo periodo dove stiamo vivendo questa situazione drammatica del coronavirus, l'insegnamento che ci arriva, a me è arrivato forte e chiaro perlomeno, è quanto poco abbiamo contemplato la Dea Madre. La natura, le meraviglie che ci sono state offerte, che abbiamo sotto gli occhi peraltro, e quanto invece noi le abbiamo deturpate, le abbiamo violate. Io penso che questo periodo dove l'essere umano è costretto a stare in casa e a rapportarsi con gli altri attraverso la tecnologia, ha anche più tempo per fermarsi a pensare e anche per rivedere qual è il proprio individuale rapporto con la Dea Madre. Per esempio, tu, Ilenia, oltre a creare questi meravigliosi oggetti che ci ricordano che c'è un rapporto intimo fra noi e la natura, tu in realtà vedo sul web che sei molto attiva da un punto di vista della produzione manuale di quasi tutta la filiera anche alimentare, giusto? Raccontaci un po' di questa tua esperienza di vita. Nel momento in cui inizi questo percorso, quindi la contemplazione della natura della Dea Madre, come hai detto tu, poi nel momento in cui inizi ad ascoltare, non solo a sentire, ma ad ascoltare quelli che sono i messaggi, tra questi è naturalmente anche questo del coronavirus, quindi la capacità di capire qual è il momento per fermarti e riniziare in qualche modo. Ti porta a capire quanto è importante saper fare, quindi non mi trovo in casa determinate, che so, una stoffa, o non mi trovo in casa, che so, del lievito, quindi cercare di avere sempre la capacità di produrre, o comunque di avere la sensibilità e anche la voglia di provarci. Quindi a me piace fare il pane, nel momento in cui mi hanno regalato il lievito madre, che non sapevo assolutamente come gestire, ho detto cosa ne faccio, lo butto o lo tengo? E ho pensato, se mi è stato regalato vuol dire c'è un motivo, non è una cosa casuale, non credo nella casualità. E quindi mi sono un po' informata, un po' ovviamente devi sperimentare, e ho iniziato a avere a che fare con il lievito madre, che è come un figlio, lo devi accudire ogni giorno. Però è un rapporto bellissimo, ti porta ti svuota i pensieri nel mentre che lo fai perché ti concentri sul profumo, su devi capire l'elasticità della pasta. Ci sono tante cose che ti portano proprio a una vera e propria meditazione e ti rimandano anche indietro nei gesti che probabilmente facevano le nostre donne, le nostre bisnonne. Mi rammarica non averle viste mentre lo facevano, però è un modo sempre di tramandarlo. Sai, non le hai viste, però le hai in te.
Le hai ereditate. Noi ereditiamo tantissime cose da chi ci ha preceduto, poi ovviamente alcune cose le dobbiamo, tra virgolette, risvegliare, non riscoprire, risvegliare, e poi diventa un cammino di crescita. Monia, vedi quanti spunti meravigliosi ci sta dando Ilenia. Qual è il tuo pensiero a proposito? Contemplare la natura è un'affermazione molto importante perché ci ossigena, al di là dell'ossigeno vero e proprio, ci ossigena veramente la mente e l'anima. Osservarla è spunto, è già meditazione, avere la pazienza di stare in silenzio ad ascoltare. E la natura ci parla sempre, in questo periodo in particolare, perché se forse perché viaggiando a meno macchine, il ritmo rallentato, se apriamo la finestra senza dire niente, senza rumori e ascoltiamo il di fuori anche dentro una città, oggi ci stanno parlando anche gli uccellini che non ho mai sentito, il fruscio degli alberi, cioè veramente la natura ci sta parlando e in questo momento in particolare. E credo che ci stia dicendo anche, mi avete sentita? Quindi è un messaggio veramente importante quello che ci dà e questo periodo storico in particolare ci sta suggerendo molto. Io la penso come te, Monia, e infatti io credo che questo risveglio che ci tocca fare a tutti quanti, in realtà è un grande omaggio che la Dea Madre ci sta facendo. Perché secondo me questa società, come era stata guidata, condotta, doveva in qualche misura arrivare ad un'implosione, ecco. Troppa superficialità, troppa frenesia, troppo inquinamento. Io sono rimasta molto colpita nel vedere sul web delle immagini viste dall'alto, satellitari, dove la Cina era completamente sgombra di smog, dove una città come Milano finalmente senti gli uccellini e vedi il cielo azzurro. Le metropoli così intossicate finalmente respirano, ma oltre alle metropoli ovviamente respiriamo anche noi e lo facciamo in maniera diversa. Poi è chiaro che da questa esperienza, che è anche meditativa, infatti Elena ha detto una cosa forte e giusta. Noi in realtà non siamo abituati a gestire tutto questo tempo a disposizione, pertanto la prima cosa che succede è che il cervello va un po' in tilt, o si cerca di riempirlo, a riempire questo tempo in maniera affannosa e magari anche superficiale, pensando che questo possa essere un periodo a breve termine. Probabilmente lo sarà, noi non sappiamo. Da come vanno le cose ci sarà il tempo giusto per risolvere questo problema che è mondiale, ma la possibilità di fermarsi, di riflettere, in qualche modo di meditare, è forse il regalo più grande che ci sta dando, questa esperienza che, ripeto, è anche fortemente drammatica. Senti, Lenia. Un aneddoto relativo invece al tuo progetto futuro, perché oramai siamo in casa e quindi che cosa vorresti fare nei prossimi mesi, nei prossimi giorni o che già stai facendo? Raccontaci. Allora, quello che vorrei fare, naturalmente, vabbè, a parte il mandare avanti il mio lavoro, la mia produzione, che finalmente posso mandare avanti in serenità, con ritmi meno pressanti, vorrei mettermi a disposizione, quindi qualora ci fosse qualcuno interessato che sa imparare a fare un orlo o anche semplicemente le mascherine, come già mi è capitato di fare con un tutorial, vorrei mettermi a disposizione anche con semplice video, con delle foto, con delle spiegazioni, affinché tutti riuscissero, tutte le persone che ne hanno voglia, riuscissero a fare delle piccole aggiustature domestiche. Insomma, per me la sartoria credo che sia un qualcosa che dovremmo avere come patrimonio, come saper fare i piatti, come rassettare la casa. Chiunque può aver bisogno di fare un orlo.
E quando non si ha la possibilità di andare da una starta, si dovrebbe riuscire a farlo anche in modo sbrigativo, però magari a sapersi arrangiare. Questo. Guarda, innanzitutto complimenti per questa idea che è ovviamente anche doppiamente carina, perché ha la bontà di voler regalare o omaggiare qualcosa agli altri e per gli altri intendo dire anche incuriosire, perché no, le giovani leve, no? Le giovani ragazze, perché tutto si impara in realtà. Poi loro hanno sicuramente un vantaggio, il rapporto con la tecnologia e quindi hanno più possibilità smart, sono smart, nascono già con questo tipo di connotazioni, però lo stimolo è impiegate il vostro tempo per cose costruttive, perché no, imparando delle cose nuove alle quali non avevate mai pensato prima. La stessa regola vale, e questo lo diciamo a tutte quante le donne che invece si sentono meno portate per la tecnologia. Io ne approfitto a questo punto per dire che anche io nel mio piccolo ho messo un video che trovate sul canale YouTube di Yana TV, come fare un video con il cellulare. Questo perché? Perché in un momento in cui dobbiamo stare chiusi in casa, sembra una fesseria, il cellulare l'abbiamo tutti, lo utilizziamo tutti, però quando devi fare un video carino, che ne so, che lanci un messaggio anche sulla professione che hai, che devi fare a casa, eccetera, si hanno sempre un po' più di difficoltà. Siamo tutti interlacciati, ognuno di noi ha un sapere che è giusto che metta a disposizione anche degli altri, perché ti gratifica e ti fa crescere e poi ovviamente ti aiuta a creare anche una rete di persone con le quali accorciare la distanza, no? Quindi siamo da un lato lontani fisicamente, però paradossalmente siamo un po' più vicini. Cosa ne pensi, Lenia? Penso che questo che hai detto è importantissimo. Quindi la tecnologia è un segnale, quindi ci è stata messa a disposizione, utilizziamola, perché questo è il momento. È inutile cercare di vivere senza la tecnologia. Ormai la tecnologia è insita nelle nostre case, tanto vale utilizzarla, anche perché appunto permette di fare un collegamento come questo. E oltretutto, quindi la mia diversità, la tua e quella di tutti gli altri, può essere messa a disposizione per fare gruppo. Cioè siamo un singolo che può fare la famiglia, la comunità. Quindi la mia diversità avrà qualcosa da insegnare a te e la tua diversità sarà di insegnamento per me. Quindi è una cosa molto importante. Certo, Elenia, senti, come ti possono trovare per vedere le tue creazioni? Allora, le mie creazioni stanno su Facebook e su Instagram, semplicemente digitando Elenia Sara. Benissimo, perfetto. Monia, noi siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata. Vuoi fare una call to action? È vero, volano, i nostri 30 minuti volano. Dimmi, vuoi fare una tua call to action? Bravissima, grazie Monia. Allora Elenia, io ti devo dire che ti ringrazio tantissimo perché sei stata di grande stimolo. Mi piace le cose che fai, mi piace il fatto che, ripeto, moltissimo il tuo rapporto con la natura. Questo è un rapporto sacrale, no? E tu hai saputo e fai così ogni giorno, coerentemente col tuo stile di vita. Hai saputo seguire una linea anche molto molto originale. Io colgo l'occasione per ringraziare tutte le sarte che in Sardegna, io vivo a Rimini, ma leggo continuamente le cose che succedono, in particolar modo in Sardegna, si sono riunite in una rete per costruire mascherine, per cercare di supportare quello che è poi la consegna anche negli ospedali di questo tipo di strumento protettivo, perché non si trovano, non ci sono, non ce ne sono abbastanza. E vedi, anche questa cosa qua fa riflettere, ti fa pensare come veramente ognuno di noi è utile. E quando le cose si fanno con amore, si risolvono i più grossi problemi, si risolvono assieme, stando uniti, facendosi
portavoce, essendo parte di una comunità. E questa cosa qua a me ha colpito molto, mi piace molto. Quindi, cara Elenia, io ti saluto, invito i nostri amici naturalmente a iscriversi alle pagine di Elenia, di contattarla. Quindi, mi raccomando, Elenia, te tieni viva la tua presenza online. E invece, per quello che riguarda il nostro lavoro, amiche e amici, iscrivetevi al canale YouTube di Janas TV, è facilissimo, c'è un pulsantino rosso, lo premete, quindi in automatico risultate iscritti al canale. Questo perché è importante? Perché ad ogni nuovo caricamento vi arriverà un'email, un ricordino. C'è una nuova puntata di Non si nasce, si diventa, ma anche di altri video, altri documentari che noi abbiamo fatto prima. Potete vedere tante tante cose. Le pagine Facebook di Mamme Fuori Mercato e di Janas TV, mettete mi piace perché quelli sono invece i nostri spazi dove ci divertiamo a scrivere, a rispondere, a chattare con le persone. Cosa dire, Elenia? Grazie ancora, un caro abbraccio, ti saluto e ti mando un bacio. Ciao Elenia! Grazie, ciao PJ, ciao Monia, grazie a voi. Monia, ciao! Ciao, ciao a tutti e per Ilenia e per tutta la Sardegna dobbiamo ricordarlo che non si nasce. Ma si diventa! Ciao! Ciao!